Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti parlo di YTH, WooCommerce, Multivendor Marketplace. Andremo a vedere in che maniera impostare le commissioni a livello globale per tutti i vendor del marketplace e anche per dei vendor specifici. Ma prima di fare questo ti invito a mettere un mi piace all'interno di questo video, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo ti raggiungeremo facilmente ogni qualvolta andremo a inserire un nuovo contenuto all'interno di questa piattaforma. Ma adesso andiamo a vedere in che maniera realizzare il tutto. Andiamo! Ok, qui siamo all'interno di una demo di YTH WooCommerce Multivendor Marketplace e per impostare le commissioni per quanto riguarda i vendor dobbiamo andare nell'admin della nostra installazione. Quindi andiamo su Bacheca, andiamo su YTH, su Multivendor e alla voce commissioni andiamo su impostazioni commissioni. Da questa tab possiamo andare a settare, a impostare le nostre commissioni per tutti i vendor, quindi in modo generale. In questo caso la percentuale di commissioni è impostata sul 90%, ovviamente la possiamo cambiare a nostro piacimento a secondo di ciò che ci interessa. Dopodiché sempre all'interno di questa pagina troviamo altre impostazioni che possiamo utilizzare, come visualizza la pagina delle commissioni, oppure se è stato utilizzato un codice promozionale calcola le commissioni del venditore quando, sul prezzo originale, sul prezzo scontato del prodotto, possiamo pagare le commissioni ai venditori durante il checkout e il metodo di pagamento da utilizzare al checkout. In questo momento non è disponibile nessun metodo di pagamento perché non ho nessun gateway impostato e dovrei impostare il gateway per poterlo utilizzare. Ma quello su cui mi voglio focalizzare in questo momento sono le commissioni. Quindi in questo momento, così salvando le opzioni, abbiamo impostato le nostre commissioni a livello globale. Ma possiamo anche impostare le commissioni per ogni venditore. Quindi a questo punto ci basterà andare nella tab venditori e andare su lista venditori. Da qui possiamo andare a modificare le impostazioni di qualsiasi venditore. Per esempio entriamo su Marco Store, lo andiamo a modificare dalla matitina, andiamo direttamente sulla tab opzioni e da qui possiamo cambiare l'impostazione predefinita che in questo momento è del 90%. E quindi ci basterà cliccare qui e andare a inserire la percentuale che vogliamo, per esempio 80%. Salviamo e in questo modo abbiamo sovrascritto le impostazioni generali per quanto riguarda le commissioni proprio all'interno delle opzioni del vendor. Quindi come vedi Marco Store non è più al 90% ma all'80%. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!